Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Il video di oggi sarà un vlog, però con una difficoltà in più, come avrete letto dal titolo, perché dovete sapere che qualche giorno fa ho comprato un paio di tacchi di cui mi sono innamorata, ma non saprei quando indossarli vista la situazione. Quindi oggi devo andare a registrare un video, ho deciso di cogliere l'occasione per mettermi alla prova e vedere se riesco a resistere una giornata intera con i tacchi. Un tempo vivevo solamente con i tacchi e ora è un po' che non li uso, quindi voglio capire se riesco ancora a indossarli e a camminarci. Ve li avevo fatti vedere sia su Instagram che forse in uno scorso vlogmas. Sono ancora nella loro dust bag e sono questi qua. Allora, il tacco non è altissimo, sarà un 7 centimetri, non lo so, adesso lo misuriamo, solo che è super sottile e non ha il plateau, quindi ho il piede praticamente a terra e questo potrebbe essere un problema per il dolore, intendo. Ho preso un righello, vediamo quanto sono. Sì, 7 centimetri più o meno. Ho provato a creare un outfit che stesse bene con queste scarpe, ma vi dico la verità, non è la cosa più adatta del mondo. Sono partita dal fatto che con un tipo di scarpa del genere un jeans stretto a me non piace. Starebbe bene con un jeans a zampa che copre praticamente tutto e si vede solo la punta. Però non avrebbe senso fare un video così. Vi farò vedere l'outfit che ho deciso di creare e nel frattempo indosserò anche le scarpe. Aiuto. Allora, questo qui è il pantalone che ho scelto di mettere. Oddio, muoio, adesso cado. In realtà non è la cosa più bella del mondo, però va fatto così, quindi ce lo teniamo, tanto chi se ne frega. E qui ci sono tutte le cose che devo portare per registrare il video che avete già visto. Quindi non so come farò a scendere con questi tacchi e tutti questi sacchetti. Qua ci sono dentro le luci, il cavalletto, altre luci, le casette che avrete già visto. Aspetto che mi vengano a prendere, inizio già barando perché mi metterò sul letto, perché in piedi così mi sento già male. Prima di uscire direi di aprire i calendari dell'avvento. Tra l'altro non abbiamo neanche aperto nell'altro vlogmas, quindi oggi apriremo 14, 15, 16 e 17. Rettifico, ci sono anche quelle di un vlogmas che non è mai uscito. 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Allora, nel numero 12 ho trovato un primer per gli occhi. Poi questa qui è una matita per le sopracciglia. Questo è un ombretto. Quest'altro è un ombretto liquido, questa volta l'ho detto giusto. Un prodotto per le labbra e infine un pennellino. Qui abbiamo quelli di Zalando Beauty che si sta svuotando sempre di più. Casellina numero 12 ho trovato questa maschera per i capelli. Poi nella 13 questo gel idratante di Illa Masca, che ha un pack stupendo tra l'altro. Nella numero 14 questa lozione per il corpo al cactus. Poi 15 una maschera in tessuto per il viso. Nella numero 16 questi per i capelli che sono sempre molto utili. Per finire nella numero 17 queste pinzette. Ok, dobbiamo andare, mi sono messa anche queste mollettine che dopo toglierò. Ho messo anche la pelliccia. Vi giuro che io non so come farò ad andare giù con tutta questa roba senza ammazzarmi. Allora raga, adesso vediamo la reaction di Lu alle mie scarpe. Vai. Sono qua sotto, vero? Sì, vai. Oddio, sono i paletti. Io quando li avevo mandati pensavo fosse tipo tacco normale. No. Sono strafighi. Che numero porti? 36. Mi sa che è un po' piccolo per me, vero? Che dici? Vuoi provare? Che dici? No, che tenero. Allora raga, siamo arrivati nella nostra location. Io sempre con i miei tacchi. E ora mi metterò a montare tutte le luci sempre con questa tenuta. Ma prima ti aprendo. Io me ne devo fare. Ok. Non si può fare anche. Fare una ricerca. Ok, adesso prima di registrare che è tutto pronto devo vedere se la mia faccia collabora per essere ripresa. E ora mi fanno già male i piedi.
faccio vedere il nostro set. Sono veramente instabile. Mannaggia mia. Come la mia mente. Raga, la prossima volta scelgo un video in cui non devo stare in piedi perché ho un male ai piedi devastante e devo portare a termine la mia missione. Appena finito di filmare il nostro video, o meglio il nostro fail. Mamma mia, che faccio. Questa è la situazione. E io in tutto questo sempre sui tacchi. Ho cambiato i pantaloni perché quelli neri non mi piacevano. Volete vedere una cosa antisesso? Guardate qua. Questa è la situazione. Dai. Ma non mi ricordo, non ricordo più cosa. Aspetta, lo fa. Se lo fa lei non riesco a fare. No, è pronto. No, no, vai, lo sono insieme. Non è il mio problema. No, vieni, però fa insieme. Bene raga, abbiamo finito di registrare. Adesso continuo con la mia avventura e andiamo un po' in giro. Vediamo un po'. Andiamo a fare la spesa? Andiamo a fare la spesa. Andiamo a fare la spesa, no? Devo dire che è stato molto gentile, un gran galantuomo che, siccome io sono impossibilitata, mi aiuta. Raga, hanno cambiato il jingle di uomini e donne, non posso più fare. È vero, non c'è un nuovo jingle adesso, un'altra canzone. Oddio. Anche questo sarà un'altra canzone, un altro. Raga, ora finalmente mi sono seduta in macchina e non soffrirò per 5 minuti. Esatto. Siamo arrivati al supermercato. Arrivati. No, queste mollettine sono troppo tenere. Sono troppo tenera. Sì, sembra una baby. No, sono anche mega, mega lucida. Ora andiamo a fare la spesa. Ma secondo voi questi miei tacchetti si incastrano qua dentro? Stai sulle punte? Come si chiama quello di Percy Jackson? O quello di Narnia, che c'è tipo gli zoccoli. Che alla parte di sotto ci sembra un cavallo e sopra è... Sì. Come si chiama? Il Fauro. Fauro. Ora prenderemo l'ascensore perché sennò occhio non è cosa. Scusa, non l'avevi schiacciato? Oh, no. No, no, ho schiacciato, semplicemente non l'ha preso. Di che non l'avevi schiacciato? Oh, no, ho schiacciato. Falsa! Facci vedere che cosa hai acquistato. Del mango. Di la battuta tua. Non c'è mango il mango. Bene. That's on period. Period. Queste sono molto buone. Esatto. Mi fanno male i piedi. È che ovunque mi giro c'è alcol che vorrei prendere. La modifica della camminata, da che camminava così era sbagliata. Ma mi fanno malissimo. Sto soffrendo. Non l'altra volta in quella vita che hai sofferto così. La prima volta che ci siamo conosciuti. Sì, che hai tolto le scarpe lì. A casa sua. Ok. Il cane. Che amore. C'è il cane. Il? Pani. Beh, questa è stata la mia spesa, ragazzi, bellissima. Adesso andiamo a pagare. Oddio. Ci racconti la sua esperienza? Male. Da Shura de Milan Band. Male. Infatti lui ha i miei sacchetti perché io non riesco neanche ad andare in giro. Ma tipo dietro con la card anche la faccia per non farsi vedere nel video. Sono tornata a casa, però ora devo andare a spedire un pacco perché... mi sono dimenticata l'altra volta, ho fatto un casino, solo che fa troppo freddo e quindi mi farò accompagnare in macchina. Quindi andrò in macchina, non tanto per le scarpe perché ormai ci ho rinunciato al dolore, ma perché fa freddissimo. Sarà già imbarazzante entrare in quel posto con i tacchi. Sono appena tornata a casa e devo dire che questa sfida è stata persa. Mi arrendo, uno per le scarpe e zero per me. Ho sofferto troppo, cioè troppo freddo. Non lo so, non so se può essere una giustificazione. Niente, questo dovrebbe essere un esperimento e soprattutto una
un'occasione per indossarle, perché sennò non sapevo proprio quando sfruttarle e ho scoperto che dovrò metterle in una situazione in cui posso stare seduta e non per forza tutto il tempo in piedi. Tipo il video che avete visto della casetta è stato fatto interamente con quelle scarpe. Io stavo impazzendo. Poi mi sono messa a saltare, a fare i TikTok, ma... Oops. Spero che questo video vi abbia tenuto almeno un po' di compagnia. Se è stato così lasciate un thumbs up. Se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi. Vi aspetto anche su Instagram e su TikTok con dei contenuti nuovi ogni giorno. E se avete visto il video fino alla fine, ovviamente commentate con le emoji delle scarpe col tacco. Un bacio e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao.